Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza. Salve. Per andare ad aiutare il boss Oceania a riconquistare il suo barile da bevute, l'arma mitica che cura sostanzialmente tutta la vita e tutto lo shield. Ci mette 15 secondi, è un po' lentino, si ricarica in 60 secondi, però è infinito sostanzialmente. È la penultima di questa serie, vi ricordo che abbiamo già fatto la stessa cosa con boss Mida, boss Fondazione, boss Nitroglicerina, che è stato l'ultimo episodio, insomma tutti i vecchi boss che tornavano per riconquistare le loro armi mitiche. E oggi appunto è il turno di Oceania, il prossimo sarà il turno di Zig, quindi mi raccomando, lasciando un bel mi piace per supportare questa serie per l'ultimo episodio di questa stagione. Vediamo se poi magari con Halloween prossima settimana arriveranno anche altri boss, magari altri vecchi boss con vecchie armi, e magari andremo a fare appunto anche questa challenge, però per ora manca solo Zig. Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGY, tutto grande, tutto attaccato nei soggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuole, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Come al solito ragazzi, cercheremo di andare ad Opulenza, che c'ha più teche rispetto agli altri bunker, se no ovviamente proveremo ad andare agli altri bunker finché non troveremo Erbibidone. Ora vi lascio al game, buona visione. Perfetto ragazzi, come al solito direi di andare verso Opulenza perché abbiamo più possibilità di trovare l'arma mitica che cerchiamo, perché ci sono tre teche. Amore, come al solito, sei pronta? Sì. È pronta. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. No, speriamo. Sì. Devo trollare niente. Non lo sa neanche lei. No, più che altro speriamo non ci venga troppa gente al bunker, così da avere un po' di tempo tranquilli per trovare la card, tutto quanto, aprire il bunker, cercare l'arma e poi provare a cambiare bunker nel caso in cui non dovesse essere qui. Io ho del tavolo. No, a me in realtà me ne segna 3-4, però siamo ancora lontani, potrebbe essere anche... A me ne segna solo uno perché è attaccato a me praticamente. Ok, tu sei un po' più... No, mi sa 2-3 team stanno a venire, 2-3 team. Dici? Mi sanno un team solo a me. No. Ne segna 3. No, secondo me 2-3 team ci stanno venendo. Qui a terra, ragazzi, sta cosa bianca mi sembrava tipo un'arma bianca. Invece era una luce, sto senza armi. Ok, un'arma ce l'ho. Provo a far fuori qua la situazione degli scagnozzi. Scildini, ne ho anche per te. Allora, amore. No, come qua? Ah, sì, ci sta la borsa. Raga, la borsa è fondamentale. Io poi provo ad andare subito giù, probabilmente. Vediamo un po'. Sì, razzariete, raga. E scildone, soprattutto. Così mi posso fullare serenamente. Mi prendo anche poi quella mitraglietta. Non me la prende. Non mi prende la mitraglietta. E che famo? Ok, adesso me la prende. Però che tolgo? Ma sì, tolgo il pump, raga, per adesso. La mitraglietta me la tengo. Provo a tenerla più che altro perché così è più facile fare fuori il boss. Però lì c'è uno specialista. Mi sto per andare a prendere... Ah no, però c'è anche un Sasuke. Mamma mia, raga, la mitraglietta comunque. No! Sta a caricare la mitraglietta. Ok. Non faccio il tempo a caricarla. Vabbè, nel dubbio mi sono fatto fuori un team. Ah! Oh mio Dio. Allora facciamo così. Almeno c'è adesso... ancora gente da me. Sì. No, te l'avevo detto, c'era più di un team. Allora, questo lo facciamo fuori così almeno non veniamo pingati, ragazzi. Importante. Qui andiamo se troviamo il C4, che non si sa mai. No. Però queste forse sono meglio dei cespugli. Perché da quando Serena mi ha insegnato il trucco dei cespugli sulle torrette. No, sono io. Ok. Signor Cado. Allora, ribadisco, avrei preferito la mitraglietta per Cado. Però anche così me la faccio andare bene. Ok, almeno così possiamo pusharlo. Va bene. Allora, andiamo ad aprire il bunker. Lo sto già aprendo, amore. Mi segna delle zip, mi segna sì, un po' di cose sopra, infatti. Ok, dimmi che ce la fai. Ok. Allora, io sto entrando, vedo subito se trovo Erbibitozzo, se no ce ne andiamo. Arma di Mida, quello è il pump di Kit. E l'MK7, però dai, almeno ce ne andiamo via con l'MK7. Luto un attimino il bunker. Beh, belle armi in realtà ho beccato, Cioè, non era male come teche, non erano male come bunker, eccetera. Però non era proprio quello che ci interessava, diciamo così. Vabbè, raga, ma non è che mi aspettassi di trovare tutto subito. Allora, sai che c'è? Io lascio il razzariete per portarti il fucile d'assalto viola. Ti può interessare? C'è la blu, però se me lo porti viola non ci sì. Provo a non morire con tutti che mi pushano con la torretta. Provo ad arrivare da te. Ok, sto tipo saltando su tutti, che non me ne frega niente. E dobbiamo
andare a qualche altro bunker. Dobbiamo prendere il rift e andarcene a qualche... No, questo è un giocatore però. Madonna, raga, ma quanto danno gli abbiamo fatto con lo specialista bianco? Mi sa che era il terzo che non trovavo. Anche perché è morto subito, considera. Allora, dobbiamo andare al... Ah, tieni intanto questo. E poi dobbiamo andare al rift. Assolutamente. Il bello è che i bot sparano ancora. Ok, quindi c'è sicuramente qualcun altro. Va bene, saliamo di qua, che di qua è il rift. E però prima dobbiamo decidere dove andare. Allora, aspetta un attimo. Suite l'hanno aperta, quindi dobbiamo andare per forza in senatore. Bucateli per caso. Sì, ce n'ho già due, così almeno li porto. Let's go, andiamo. Ok, raga, si va a insenatura. Quindi dobbiamo andare... Io di solito preferisco andare verso suite, perché è più veloce passando per bastione, che c'ha le jump, eccetera, eccetera. Quindi ci dobbiamo accontentare di insenatura. E quindi dobbiamo passare per lastre e poi correre dritti, 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 come se non ci fosse un domani, sperando che non lo aprano prima che arriviamo noi. Ah, tra l'altro ci abbiamo i cosi. Vabbè, mi prendo primo assalto. Vorrei trovare borsa delle emergenze per... vabbè, facciamo munizioni rilasciate. Non mi va di sprecare troppo oro, ragazzi, ne ho solo 1900. E nei prossimi giorni devo fare un video in cui mi serve l'oro. No spoiler, ma vedrete. Oh no, mi sparano da destra. C'è un team sulla torretta. Quell'altro, sì, esatto, che è a terra. Sono andati due giù, però non manca sì. Il terzo. Infatti, direi di fermarci un attimo, perché poi se ci dovessero ripushare alle spalle... Vabbè, allora, se gliel'abbiamo fatti fuori, il terzo non lo vediamo, possiamo anche andarcene in realtà, perché tanto il terzo in caso deve perdere tempo a rianimarli, quindi a noi va anche bene così. Oddio, ci avremmo l'antenna qua vicina, ma, raga, sta per uscire fuori dalla safe in senatura, quindi dobbiamo solo che volare. Solo che volare. Se c'è uno, sì... Ma questi non hanno aperto... A parte era che era messo malissimo. LOL. Ma te credo... Caso, Beh sì, se questi stavano messi così, ci credo che non hanno aperto il bunker. Va bene. Allora, ma tra l'altro siamo ancora 67. What? Stanno camperando tutti, non ho capito. Comunque, raga, l'MK7. Pure se l'hanno nerfato. Ma dove mi spa... Da destra era, cioè da di là. Perché ho ricaricato l'MK7 e c'avevo ancora 8 colpi che, vabbè, non mi sarebbero bastati per ucciderlo, ma almeno gli potevo fare ancora più male. Ribadisco, l'MK7 rende troppo troppo forte. Io due medikit ce l'ho, amore, per curarci poi dopo in caso. Ok, va bene. Tanto praticamente siamo arrivati con l'MK7, ragazzi, ci mettiamo 2 secondi, facciamo fuori tutto e tutti e via. Ma questi mesi non erano neanche venuti a lootare qui, in realtà Maria hanno lootato in giro, perché vedo molti team... Vedo molti team che lootano intorno ai bunkatili. Cioè, sì, intorno ai bunkatili. Intorno ai bunker, scusate. E però poi magari dopo un po' ci provano ad andare. Evidentemente questi hanno visto che la safe non era qui e quindi se ne stavano andando. Vabbè, comunque a noi cambia poco. Qui infatti non è neanche aperto. Tanto abbiamo il rift una volta... Sì, non è completamente lootato. Sì, no, non hanno lootato. Per quello non l'hanno aperto. Non c'è venuto nessuno. Manco questi c'erano venuti, appunto. Ok. Questo facciamo fuori al volo. Dov'è il vostro capo? Mi interessa il vostro... Il nostro capo. Sì, puoi anche aspettarmi direttamente al coso. Hai capito? Arrivo. Sì. Ok. Ok. Allora, lasciamo al volo la pizza. Mi prendo la card. Tanto poi la pizza la riprendiamo passandoci. No! Ma si erano appena disattivati i laser. Ma che è sto scam? Oh! Allora, apriamo qui. Nel frattempo mi spacco qua. Almeno non perdiamo tempo. Ottimizziamo tutto. La prossima safe è lontanissima sempre. Vabbè, oddio, lontanissima no. Però potrebbe andare meglio. Vediamo un po'. Ah, olè! Bibitone! Tra l'altro anche l'arco avevamo trovato, che nello scorso episodio appunto abbiamo fatto nitroglicerina. Amore, cercati delle cure, Sì, mi sono già fatto. Perfetto. Mamma mia, come l'ho detto subito, fullata totalmente. Io tanto ormai c'ho il coso, il DMR tattico, raga, ricordo che ci abbiamo fatto il video. Vabbè, qua però è meglio se ce ne andiamo. Tanto poi mi posso curare col bibitone, effettivamente, ora che ci penso. Aia, oh, ci muoio. Dai botte, Io ho le splash. No, ma non dalla tempesta, c'ho 70 medikit e il bibitone. No, era per curarti lo shield. Oh mio Dio. Era per dirti c'ho le splash, ci curiamo con quelli. Allora, fermi tutti. No, qua c'ho pure la pizza. Vorrei utilizzare poi il bibitone per curarmi. Però, raga, qua c'ho paura dei rimanecce. Quindi, intanto io nel dubbio mi rifullo nel dubbione. E così possiamo andare belli tranquilli. Cosa mi posso riportare? Beh, mi riporto gli shield. Sì, vabbè, chi se ne frega, raga. Bibitone di Oceania, ragazzi, che comunque da quando hanno nerfato i succhi leggendari...
può aver già più senso portarlo. Nel momento in cui i succhi erano strafacili da trovare, ovviamente ne potevi portare in quantità industriale, aveva poco senso portarsi dietro una cura che ci metteva 15 secondi più un minuto poi per poterla riutilizzare. La scorta davanti. Vogliamo, vabbè, dai, apriamola, sì. Proviamo ad aprirla. Dicevo, non aveva senso né in build né in no build, perché tanti succhi erano disponibili in tutte le modalità. Adesso che i succhi sono un po' più difficili da ottenere, comunque ne trovi di meno, appunto, eccetera, può aver già un po' più di senso. Infatti già vedo un po' più di persone che vanno in giro col bibitone. Anche perché, raga, parliamoci chiaramente. Non lo usare. No, sì che lo utilizzo. Ma no, vabbè, però lo volevo utilizzare. Tanto non so se ci ricapiterà di utilizzarlo. Con l'MK7 scioglieremo chiunque, quindi non lo so. Io nel dubbio almeno una volta così nel video lo utilizzo. No, più che altro, raga, stavo dicendo che con i succhi così almeno la gente lo sta utilizzando un po' di più. E mi sono perso il filo del discorso. Che cosa stavo dicendo? Ah, no, dicevo che dato che non è che ci siano chissà quante armi mitiche buone da prendere nei cavò, perché, raga, parliamoci chiaramente, cioè, le armi mitiche buone sono l'MK7 che è rotto, il lanciagranati kit, che è il miglior movement della stagione e probabilmente uno dei migliori movement... No, prenditi tu. Uno dei migliori movement della storia proprio in generale di Fortnite, io comunque direi di andare verso la taglia. E magari il pump di kit, che però già è un po' più difficile da utilizzare, giusto i tryhardini riescono un pochettino a usarlo, eccetera, eccetera. Per il resto, non vedo armi mitiche veramente sbroccate, ne abbiamo parlato mille volte. L'arma mitica di Mida è meno forte di una mitraglietta da vicino e meno precisa di un assalto da lontano. Quindi non è né carne né pesce, e quindi la gente preferisce prendere altro. Lo spara laser di Zig l'hanno anche potenziata, non è malvagia, però pure quella non è né carne né pesce. Comunque non fa tutti sti danni. In no build ogni tanto la vedo utilizzare, può essere devastante, ma fino a un certo punto. L'arco, raga, pure se l'hanno potenziato, ci abbiamo fatto pure il video, niente di che, assolutamente. Anche perché tutte queste armi miti, ragazzi, sono state nerfate nel corso degli anni e poi non l'hanno più riportata loro livello di splendore, quindi ce le siamo ritrovate un po' così. E boh, io almeno per questa stagione le avrei un po' ripotenziate. Non dico che le avrei rese delle armi potentissime, fortissime, sbroccate, che rompono il gioco, stile l'MK7. Però veramente, raga, io faccio fatica a vedere gente che prende altre armi mitiche, solo quelle che appunto stavo dicendo prima. E appunto, come stavo dicendo all'inizio di questo discorso, almeno il bibitone, da quando hanno nerfato un po' i succhi e si trovano di meno, la gente ha iniziato un pochettino ad usarli. Attenzione, il mio amore ha deciso di prendere la moto da cross. Vai, salgo anch'io. Vediamo. Ecco, subito schienata. No, portami all'ospedale, per favore, che qua subito schienata. Dove è finita. Cerchiamo gente, anche lancio, perché vedo gente con la corona che fa kill. No, ha terminato bombardiere reale, che ha fatto la fine di... Vabbè, non mi ha fatto agganciare. Mi sono agganciato, ma mi ha tirato giù. Mi voleva agganciare la zip. Vabbè, io però ho lanciata quella... Ma lo so, però volevo fare una, non so, in volo, prendevo la zip in volo, era figo. Invece... Sono tornato indietro. No, sto risalendo coi funghi. Vediamo un po' se riesco ad arrivare fino a su. Incredible, ragazzi, veramente, veramente incredible. Va bene. Ok, siamo 19. La safe in realtà è abbastanza grande, ma è tutta nella giungla praticamente. Noi non abbiamo preso le tempeste con la torre delle tempeste, appunto. Quindi non sappiamo dov'è la prossima. Direi semplicemente di vagare un po' così a caso finché non troviamo degli avversari. Anche perché c'è sta quel Natsu con la corona che sta a fare una marea di kill. Tu non ce l'hai la corona, mi sa. No, infatti voglio il caro Natsu. Il caro Natsu. Lo dobbiamo andare a prendere. Però non segna spari, non segna nulla, quindi... Sì, mi sa che non sono noi qua. No. Però siamo ancora in safe, non lo so. Oh no, non lo distrugge. non li distrugge. Questi cose non li distrugge. Va bene. E porca miseria. No, in acqua, no! Le so fare le acrobazie, sì. Ma io mi divertivo. Io la prendevo sempre la moto da cross, le facevo un sacco. Spari. Sì, eccoli. Spari. Andiamo. Ah, stavo proprio qua sotto? Vedi, perché l'avevo visti a loro. Salsa verde. Non sono loro, eh. Ma, bro. Ma che cavolo? Ah, perché tu hai ucciso l'altro. Sì, zip. Sì, stanno qua sopra. Ok, si sale diretta. Hanno preso pure loro la cosa? Mi sa perché mi avevano sentito attivare l'antenna. Sì, cosa, ma la dove bandiera. Sono andati? Non ho capito. Sparano sia a sinistra che a destra. Qui c'hanno le spade pure. Mi stanno sparando anche da destra. Però io mi concentrerei su quelli lì. Lo sai sì, che secondo me sono. Secondo me sono quelli lì quelli che c'hanno la corona, amore. Me lo sento. Ha atterrato uno? Sì, secondo me sono quelli che c'hanno la corona. Quelli di destra mi sembrano dei cucciolotti.
No. Va bene, dopo recupereremo questa vita. E uno è craccato. No, no, uno l'hai ucciso con la corona. Natsu, Natsu! Te l'ho detto e so loro, ma me lo sentivo. Adesso non muore. Eccolo! No, non so se era Natsu, però... Oh, bro. Natsu l'avevo atterrato io. Oh mio Dio. Vabbè, comunque sono morti tutti. No, questo... Perché c'è ancora una torretta? Perché mi sa che è dell'altro team la torretta. E che sei riuscito a scappare all'altro team? Uno mi sa di sì. Palloncini! Sta in aria, l'ho laserato. E one shot praticamente. Ok, morto. Va bene. Questi c'hanno tutti un po' la corona, i succhi. Qua siamo stati molto bravi ad inserirci. L'acceleratore. Però mi devo fare il barilotto, va? Non prendo neanche i succhi, ragazzi. Oggi ci curiamo con questo. Infatti, mo' me sai, lascio pure la pizza e mi prendo magari le impulsi. Così utilizziamo solo e soltanto questo. No, lo sai che cosa ho pensato, amore? Che ero fissato con il pad, raga. Io col pad facevo una marea di cose con le moto da cross. Ero bravissimo col pad a fare le acrobazie qui su Fortnite con le moto da cross. Ma in realtà è facile pure con mouse e tastiere, che però mo mi ha preso un po' alla sprovvista, era un po' freddo. Che lei ride, ma non sa che sta parlando col campione mondiale di motocross. Io che volevo fare easy la sfida. Lo so, ma tu vuoi troppo, tu vuoi troppo. Allora, c'è qualche altra impulsi? Perché non ho trovato solo una, sti poveracci? Oh. Non lo so, questa è l'angelo con le valigette. Da dove mi ha sparato mo questo? Mi ha sparato, eccolo. Ecco. Mamma mia, raga, comunque con sti fiori non si vede niente, Con sti fiori della giungla non si vede nulla. Hashtag togliamo la giungla, per favore. Io ho sparato a sentimento. No, io a un certo punto l'ho visto, per carità. Vabbè, comunque credo che abbiamo fatto... no, ne ho già quattro. Credo che abbiamo fatto fuori gli unici due team che stavano try of dando. Siamo rimasti noi due e forse altri due team da tre. No, sparano a destra, a sinistra, scusa. Siamo attenti, perché questi qua a sinistra... sembrano degli spari... però molto... devono venire in safe, stanno sparando. Ma chi cavolo sta sparando? Ah no, si è nascosto. Mi sa che si vuole fare la carne. Anche da dietro mi sta sparando. Ma da dove? Sta questo? Ma, raga, guardalo lì che mi sta sparando dietro le foglie. Uno l'ho laserato che sta in tempesta. Attenta, in realtà siamo abbastanza circondati. Sono tutti cucciolotti, ma siamo circondati e sta cosa non mi fa troppo piacere. Ma ha lanciato il fiore pur sotto. No, quello è salito. Quello mi sembra uno che sta tryoutando. Siamo 2 contro 2. 2 contro 2, sì. E andiamo in safe, amore, andiamo in safe. Questa è quella super mega rapida che non ci lascia neanche un misero secondo. E occhio perché stanno lì verso sinistra, Stanno là sopra. Però qua, regame, se ci viene comunque prendere la zip... Come sei salito lì? C'è il fiore? No, c'era... no, c'è la zip. Sì, c'era la zip. Dobbiamo stare attenti. Uno di quelli l'avevo laserato prima, però è riuscito a scapparmi. Attenta perché quello là mi ha lootato ed è scappato al volo. Quindi secondo me si è anche curato. Se non ci muoiono di tempesta, se stanno ancora là. No, non credo, perché quello sta venendo già proprio direttamente in safe, quindi non credo muoiano. Io mi sto allontanando dal ghiacciaio, sto entrando proprio in safe piena. Così io almeno non se so loro se rimangono... provare a prendere la... Eccoli. No, amore, ma io mi sono allontanato. Sì, no, era per dirtelo. Li ho visti, non li sto pushando. Ok, perché... Loro mi sa che stanno andando alla jump. Sì, ma per noi è meglio in realtà se prendono la jump, perché proviamo a laserarli mentre planano, quindi... io più che altro avevo paura che loro, avendo la safe migliore, quindi sopra i ghiacciai, ci avevano l'altezza e ci facevano il sederino dall'alto. E quindi mi voglio allontanare. Eccoli lì. Ma mo' loro da lì si devono muovere, sì. No, stanno salendo qua, esatto, proprio come stavo dicendo io. Tanto noi qua abbiamo gli alberi, ci copriamo direttamente con gli alberi. 19-39 a 1. Non so se c'hanno il cecchino, Non so, un pochino mannettata. Ah, vediamo dov'è la safe. Non mi di da loro, non mi di... amore, vieni dietro. Vieni dietro. Perché? Perché così giriamo verso sinistra. Ma loro ci stanno a tenere d'occhio. Appunto, e che fai? Giri verso il centro? Che così te laserano. Comunque. No, però qui siamo coperti dagli alberi. Guarda, ci stanno quegli alberi lì che ci coprono da lì. Vedi, però. Sì, ma a ittare tittano. Ma almeno qua c'aveva la copertura. Se giravamo. Facevamo la rotation al centro. Ho capito. Che fai? Li sprechi tutti subito. Il problema è che qua non possiamo risalire. Dobbiamo salire per forza da quella roba lì. Qua mi sarebbe... l'ho laserati. Però loro continuano a sparare lo stesso. Fado Rocky. Sì, io mi sto facendo il barilotto. Però aspetta, se si apre di là... No, dobbiamo passare per forza lì al centro. Non credo si apra abbastanza. No, dobbiamo salire per forza di qua. Spammo buncatili. 61. Io per ora so passare qui. Quello l'ho distrutto. Qua mi sarebbero servite le impulsi. Vuoi il succo? No. Quanto ci mette la spada ad estrarsi esattamente?
Quello l'ho ridistrutto. Però non muoiono. Io lo sto prendendo l'altezza in realtà. Ma guarda! Guarda! Raga, morivo per una cosa del genere, vi giuro, disinstallavo Fortnite e non ci avrei più giocato, No. Rip. Ma non gli avevi preso l'altezza, amore? Amore, è venuto con l'impulso lo spass. Stanno da me. Il problema è che sono tutte e due one shot, lo so. Ok. Ma io perché ho perso un quarto d'ora lì, Perché sto gioco è fantastico. È da me. Sotto? Sì, è da me. Quanto è forte l'acceleratore. Cioè, raga, avete visto quello che mi stava facendo? Cioè, mi stava facendo l'arrampicata al contrario e non mi stava salendo. In endgame. Va bene. Cioè, immaginatevi se dovesse accadere una cosa del genere, magari all'FNCS, che ecco, ci sono proprio prossima settimana, ad un pro player e muore per un... Cioè, io, non lo so, veramente, io pianterei un bel pugno dritto sul monitor che ho davanti, perché, cioè, muori per un bug del genere dell'arrampicata, impazzisci. Cioè, mamma mia, ma com'è che lo chiami tu l'arrampicata dell'esorcista? Vabbè, la chiamiamo così per Halloween, va bene. Regà, detto questo, ce l'abbiamo fatta. Come al solito la challenge è quella di andare a prendere l'arma mitica del boss in questione e vincere il game. Noi ce l'abbiamo fatta. Vi ricordo appunto che l'ultimo episodio è quello di Zig, quindi poi lasciando un bel mi piace per supportare gli episodi e andare a vedere quello. Speriamo poi che con Halloween arrivino altre armi mitiche per poter fare questa challenge con tanti altri vecchi boss delle vecchie stagioni e dei vecchi capitoli. Ma soprattutto andate per recuperare gli altri episodi nel caso in cui ve li foste persi. Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli. Ciao.